Nel 2004, ormai dieci anni fa, sentimmo forte l'esigenza di aprire un centro totalmente dedicato ai cicli vitali della donna. Un centro che avesse la caratteristica di occuparsi di una medicina di genere, in questo caso anche di una psichiatria di genere, e costituito da un team fatto da professioniste solamente donne. Questo perché volevamo accentuare la necessità di avere alta quella sensibilità, quella capacità di empatia e di comprensione indispensabile per poter affrontare le problematiche legate ai cicli vitali e ai disturbi psichici ad esse collegati. Se la partenza obbligatoria fu quella... Legata ai disturbi psichici nell'area nell del perinatale, successivamente i temi si spostarono anche nell'area della fertilità, dell'elaborazione del lutto laddove viene perso inaspettatamente un bambino e nell'area del periclimaterio. L'area del perinatale è stata per noi il punto centrale della nostra attività di ricerca e di esperienza clinica, condotto ormai su centinaia di casi e che ha messo sempre più in luce come fosse non solo opportuna ma indispensabile una capacità di prevenzione in primo luogo, successivamente di riconoscimento precoce e ancora dopo quella di trattamento. La depressione perinatale è una problematica che riguarda un numero molto elevato di donne. Si parla del 16% delle neomamme. Regione Lombardia è sempre stata molto interessata al ruolo della famiglia e alla centralità della figura materna nonché genitoriale. Questo progetto che vede come partner l'azienda ospedaliera Fate bene fratelli, ONDA, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna, il progetto ITACA ha l'obiettivo, attraverso un modello organizzativo, clinico, assistenziale e riabilitativo, di prendere in carico la giovane donna con una problematica di depressione postpartum e di accompagnarla in un percorso allo scopo anche attraverso visite domiciliari e anche attraverso il coinvolgimento della figura paterna per cercare di ridurre questi sintomi, questi disturbi e far vivere alla donna una maternità, una maternità più serena. Prevenzione, riconoscimento precoce e trattamento sono delle parole chiave che si sono via via declinate in diverse modalità. Beh, prevenzione, ad esempio, è stata individuata l'importanza del periodo della gravidanza, spesso sottovalutata, soprattutto sottovalutata nelle sue manifestazioni legate all'ansia e dove l'abbiamo via via potuto riconoscere come momenti molto forti d'ansia siano fattori non solo di rischio ma fattori predittivi successivamente di uno sviluppo invece di una patologia dell'umore nel postpartum, ma soprattutto l'attenzione portata prima in gravidanza è quella che è stata parallela a quello che sono la ricerca scientifica che ha messo in evidenza come la condizione di stress della madre durante la gravidanza sia un fattore fondamentale per la sua salute, ma anche per la salute del bambino, perché alti livelli di stress nella donna in gravidanza sono in grado di dare delle modificazioni a delle espressioni genetiche del feto, in grado successivamente di predisporlo a patologie particolarmente severe, come il diabete, piuttosto che a disturbi emozionali che si ripercuoteranno per tutta la vita del bambino e poi dell'adolescente successivamente. In sintesi, e, eh, come dire, questo progetto prevede da un lato eh, la possibilità di eh, far uscire la donna che ha una problematica di questo genere dal silenzio, dallo stigma che avvolge la depressione postpartum. Creare poi una sorta di consapevolezza, sia nelle istituzioni che nell'opinione pubblica, su questa problematica. Formare gli operatori sanitari, in quanto nelle visite domiciliari ci sarà un gruppo multidisciplinare di esperti, lo psicologo, lo psichiatra, il neonatologo, il ginecologo, l'ostetrica, che accompagnato dai volontari di progetto ITACA possa veramente dare un supporto concreto alla donna in difficoltà. Nell'area invece poi della depressione postpartum il fatto di svolgere questa azione di individuazione, di monitoraggio precedente ha permesso di riconoscere e di evitare delle situazioni eh, particolarmente severe e gravi. Ma anche negli altri casi ha permesso che la donna venisse facilmente riconosciuta e seguita, seguita con quelle che sono le modalità consuete, riconoscimento, dialogo trattamento psicoterapico, trattamento farmacologico se necessario. Il centro di riferimento è il centro Psichedon eh, che fa capo alla Macedonia Melloni, parte dell'azienda ospedaliera Fate bene fratelli che tra l'altro ha ottenuto i tre bollini rosa di Onda. Il centro Psiche Donna è formato da un'equipe squisitamente femminile, si tratta infatti di colleghe che hanno una competenza medico-psichiatrica e di colleghe psicologhe e psicoterapeute che possono in questo modo raggiungere la mamma con tutti gli interventi possibili e utili per fare un percorso per lei personalizzato e molto attento quindi ai bisogni non solo psicologici e di difficoltà più importanti, ma anche a bisogni, per esempio, esempio delle relazioni che si creano con il proprio compagno o con la propria famiglia. Molte mamme ci contattano attraverso il suggerimento del loro medico ginecologo che le ha seguite durante la gravidanza oppure del loro medico di famiglia. Altre ancora perché ricevono il suggerimento dai familiari preoccupati per la loro condizione psicologica e la loro sofferenza. Altre invece ci raggiungono in completa autonomia, consapevoli e riconoscendo il proprio disagio. Per arrivare da noi è sufficiente chiamarci, contattarci telefonicamente durante la mattinata e in questo modo si può prendere la prima visita con un medico psichiatra. Questo progetto in particolare prevede da un lato l'elaborazione di linee guida in maniera tale che si possa diagnosticare e curare in maniera appropriata la donna che ha queste problematiche. Dopodiché è prevista una fase di formazione, una formazione da un lato al gruppo di volontarie di Itaca che devono essere come dire, formate adeguatamente in modo da poter essere di supporto al gruppo di clinici che andrà a domicilio. Al tempo stesso è prevista una formazione di secondo livello effettuata che ha crediti ECM, effettuata su psichiatri e su psicologi. E poi è previsto un modello di assistenza, assistenza domiciliare, assistenza sia alla dia dei mamma bambino, ma qui è l'elemento interessante anche ai papà. Il progetto della Regione Lombardia e la sensibilità della Regione Lombardia e dell'azienda Fate Bene Fratelli ci ha sempre accompagnato. Adesso, in questo progetto sperimentale, si amplia di un passaggio indispensabile, che era quello dell'assistenza a domicilio, assistenza a domicilio operata nel nostro caso da una specialista psichiatra molto competente o da un pediatra, e poi sarà lui stesso a motivarlo, oltre che da volontari del eh, progetto ITAC e da altre figure professionali. Che hanno il ruolo di raggiungere nella propria abitazione quelle donne che, per cultura, per isolamento sociale, per difficoltà nella rete sociale, non hanno ancora gli strumenti per poter usufruire del centro in Macedonia-Mellò. Che cosa stiamo vedendo? Quello che stiamo vedendo è che la possibilità di essere, di ricevere visite, la possibilità di sentirsi aiutate, la possibilità di sentire rompere quel muro di silenzio che spesso le circonda, vuoi per cultura, molte di queste sono persone immigrate anche che hanno una cultura diversa, che sono isolate da altre donne. Questo fa sì di aprire le loro porte di casa sentendo che arriva un aiuto molto concreto, un aiuto che va a rinforzare quelle competenze, quella possibilità di coordinamento e di aiuto che si rende indispensabile. Questo aiuto non è dato da chiunque o da chi che sia, ma è dato da esperti di varia specialità, quindi un team multidisciplinare che si avvicina alle problematiche della donna, della mamma, della famiglia e fa un percorso per aiutarla. E l'aiuto non avviene all'interno solamente di un'azienda ospedaliera, all'interno di un reparto, quindi dove ci sono luci a neono, porte che si chiudono e si aprono, gente che entra e esce, e rumori ovviamente, odori di ospedale, ma avviene in quel momento in cui la famiglia e la mamma ha più bisogno, ma soprattutto doveva avere la grande serenità dopo l'evento più felice che c'è nella medicina, che è il parto. Tanti colleghi giungono a casa, in particolare un neonatologo pediatra. Che con una borsa di studio di questo progetto giunge a casa, parla con la mamma, vede il bambino, ma lo vede sotto tanti aspetti, quindi in senso listico, quindi com'è dal punto di vista armonico, come si muove, com'è la suzione, come allatta, quali sono i suoi riflessi, qual è la sua tonicità, qual è il colore della sua cute. E tutto questo insieme ci permette di dare alla mamma delle rassicurazioni, ma soprattutto di dare alla mamma. Quella tranquillità che ha necessità di avere lungo tutto il percorso della maternità. Questo ci permette così, a questa mamma che è entrata in un percorso di grande difficoltà, di grande disturbo, a volte anche importante, di far sì che i colleghi di altre discipline l'aiutino, ma l'aiutino a comprendere che tutto quello che sta avvenendo non è colpa della mamma. È un problema che va affrontato, affrontato con la sicurezza e la certezza, che deve dare il professionista alla mamma e la mamma deve recepire, perché spesso i genitori e i medici o i medici con i genitori a volte non si capiscono. Questa è una modalità di rapporto e relazione diretto, chiaro, lucido e trasparente, che permette alla mamma di essere mamma con la M maiuscola, di allattare il suo bambino artificialmente o al seno o da entrambe. Perché non è tanto il problema di come l'alimenta, ma di quanto amore riuscirà a dargli. Ma l'amore arriva anche da una tranquillità, da una tranquillità interiore ed esteriore. Noi a quello andiamo. È incontro, noi a quello andiamo a cercare insieme alla mamma e lo dobbiamo proprio per cercare perché queste ragazze e queste donne l'hanno perduto. Noi siamo un po' come coloro che insieme facciamo una caccia al tesoro. Il tesoro è il proprio bambino che è in uno scrigno che vuol dire la casa e in questa casa noi dobbiamo dare una relazione serena tra mamma e bambino e soprattutto una grande relazione in tutta la famiglia col proprio piccolo e anche con i medici che l'aiutano. E questo è un, come dire, per noi il riconoscimento che questo tipo di progetto è nel segno giusto, ma è soprattutto nel segno giusto perché quando le donne sentono di aver ricevuto l'aiuto necessario sono loro a dire bene, adesso sarò io che vengo da voi. Allora questo venire da noi vuol dire che sono pronte a ricevere quello che è un aiuto più Consueto, più facile, ma che non sarebbe stato possibile se non ci fosse stata questa parte di assistenza a domicilio. Ora vi accompagno a vedere che cosa accade. In modo particolare ci danno una mano e ci aiutano nel compito dell'accoglienza le nostre volontarie. Sono particolarmente sensibili alle difficoltà e alle problematiche che le signore raccontano proprio perché insieme con noi hanno costruito questo centro e quindi sono sempre state interessate alle difficoltà e al benessere delle nostre donne. In genere eh, sento delle signore eh, che mascherano certe volte, cercano di mascherare l'ansia, eh, cercano di mascherare eh, questo stato di, di confusione anche per l'arrivo magari di un bambino eh, che sconvolge in pratica la vita quotidiana a cui si era, si era già già abituati e quindi sento subito se, eh, se effettivamente è così oppure eh, se è un pretesto eh, per cercare di essere ascoltate, di essere, di essere eh, seguite, di essere coccolate anche perché c'è bisogno anche di quello. I primi colloqui iniziano con una domanda che è molto diretta e per cui tendenzialmente io chiedo alla mamma qual è la ragione emotiva interna che le porta a richiedere il nostro aiuto. E le mamme possono darci diverse risposte. Possono presentare ed essere consapevoli di avere una problematica di tipo ansioso oppure le mamme non riescono ad instaurare un buon rapporto con il loro bambino. Talvolta i sintomi che ci portano le pazienti e le problematiche che verbalizzano sono legate a delle problematiche presenti all'interno della coppia. In questo caso è importante chiedere alla paziente se desidera che il compagno sia um, coinvolto nel percorso uh, di cura. I papà sono una figura che non sempre eh, come dire, eh, hanno un interesse o vengono considerati attentamente, sono persone che loro stessi possono sperimentare la depressione postpartum soprattutto se hanno avuto un disturbo psichiatrico precedente e nel caso abbiano come, dire, come fattori di rischio aggiuntivo un problema di lavoro o un problema nella relazione di coppia. E quindi ecco che affiancare questi papà aiuta e consente sia di migliorare questa relazione di coppia ma anche incidere positivamente sullo sviluppo del bambino. Che la figura del padre sia la figura maggiormente in crisi nelle nostre società e nei nostri tempi è fuori discussione, ormai sono spesso solo donne che sono solidali fra di loro o spesso fratelli e sorelle e sotto questo profilo questa figura così piuttosto sullo sfondo ha bisogno proprio di essere rinforzata non solo nel suo ruolo ma anche nelle sue competenze. Allora, delle competenze che spesso non hanno, a volte che anche vengono rifiutate per cultura, ma che possono essere apprese. Questo è un aiuto concreto alla vita familiare, ma soprattutto una nuova dimensione anche nella vita della coppia e della famiglia più in generale. Gli uomini intervistati hanno dichiarato che quando si verifica un caso di depressione postpartum nella loro compagna la loro vita viene, anche la loro vita viene stravolta perché non solo c'è un carico emotivo pesante ma c'è anche proprio un aiuto nelle questioni pratiche. Alla fine del primo colloquio e in relazione alla problematica presentata dalla donna si costruisce insieme un progetto terapeutico che è sempre molto individualizzato. La paziente può avere necessità di essere seguita soltanto da dei colloqui, da un percorso di tipo psicoterapeutico individuale oppure avere bisogno accanto all'intervento individuale un intervento di gruppo. Oppure eh, avere necessità di un intervento integrato che comprende tutte le tre componenti, per cui un percorso individuale psicoterapico, un percorso di gruppo e anche un, un intervento di tipo farmacologico. E gli incontri di gruppo fanno parte del percorso terapeutico e vengono in genere decisi insieme. Alla, alla persona che noi prendiamo in carico eh, insieme allo psichiatra e alla persona che viene seguita. Il, in genere, eh, parallelamente rispetto ad un percorso di terapia individuale, eh, viene proposto ad alcune persone che presentino determinate caratteristiche un intervento di gruppo. Il, il gruppo ha una funzione ben, ben specifica in termini terapeutici, la funzione del gruppo sostanzialmente è duplice. In parte, sicuramente c'è una valenza psicoterapeutica molto forte con delle eh, tecniche che vengono viste eh, di volta in volta con, queste, con le pazienti, con le partecipanti, e, eh, e successivamente alle volte vengono anche dati dei compiti a casa. È un, sono interventi di gruppo molto interattivi. E poi, so, c'è sicuramente la tematica di condivisione di, alcuni, eh, di alcune esperienze di vita, in particolare della gravidanza e del postpartum, e quindi un, anche una funzione potente di, di rinforzo reciproco sulle proprie risorse e di condivisione eh, rispetto invece alle difficoltà e quindi un aiuto nel non sentirsi in qualche modo colpevoli o stigmatizzate rispetto a, a un disagio che in realtà è un disagio che, che è sicuramente condiviso da molte quindi in sintesi un progetto che noi Riteniamo, speriamo, possa essere un vero aiuto. Intanto possa essere, come dire, un esempio, un progetto pilota, poi da estendere in altre regioni italiane. Ma possa essere un aiuto concreto alle mamme che hanno un problema di depressione per Natale. Possa essere un sostegno e un miglioramento alla relazione tra la mamma e il bambino, e quindi in sintesi possa contribuire a migliorare quello che è il clima dell'intera famiglia. Quindi, un progetto che noi consideriamo estremamente positivo e che con gioia ci apprestiamo a portare avanti e speriamo che possa essere proseguito anche in futuro.